Siamo dati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, ci fermiamo su questa pagina bellissima del Vangelo, dove Gesù si dà una bella, a Napoli dicono, lavata dei capi per quello che riguarda i rapporti con il prossimo, perché prende il quinto comandamento, che è nel legato del primo dei comandamenti, che riguarda appunto l'amore del prossimo, perché il quarto riguarda i genitori superiori, che non sono proprio i nostri prossimi, sono più grandi di noi, ma gli altri, i nostri quali, sono compresi dal comandamento non uccidere. E tutti noi siamo convintissimi che non abbiamo mai ammazzato nessuno, d'accordo? E si spera insomma che nessuno abbia commesso un omicidio, perché se non mi ricordo male, chi commette un omicidio volontario, la pena è una condanna non inferiore a 26 anni di galera, quindi non dovrebbe stare ammessa, ma dovrebbe stare nelle patrie di galere nazionali e non qui. Però Gesù dice attenzione, avete inteso che fu detto non uccidere? Bene, io vi faccio comprendere che non si uccide soltanto tanto in quei tempi non c'era una pistola, una coltellata a una persona, ma chi si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. E qui cominciano i guai. Cioè, se io mi arrabbio con qualcuno, sarà sottoposto a giudizio, vuol dire hai commesso peccato. Arrabbiarsi con qualcuno è peccato che rientra sotto la specie del quinto comandamento. Attenzione che poi continua. Chi poi gli dice stupido, abbiamo mai detto stupido a qualcuno, questo è Gesù che parla, sarà sottoposto al sinedrio, quindi stupido comincia a essere un peccato pesantuccio, non stiamo ancora sul penale, ma chi poi gli dice pazzo, Gesù dice, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Sapete il fuoco della Geenna cosa indica nel Vangelo? Il fuoco della Geenna indica l'inferno. Vuol dire che se tu dici uno pazzo, vediamo se tre anni fermo. Pazzo, voi capite che è un'offesa grave, perché dire a una persona così pazzo vuol dire disprezzare, quindi un'offesa grave al prossimo. Oggi io dico sempre ai ragazzini, no? Se tu gli dici pazzo, questo dice che va all'inferno, e se gli dici vaffa, capito? Si può dire una buona vaffa, no? Se gli dici vaffa, dov'è il paradiso? No? E quanti vaffa si dicono oggi in giro a destra e a manca, purtroppo? Tanti, no? Tutti all'inferno vanno, Lo dice Gesù, lo dico io. Gli dice pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Poi aggiunge un'altra cosa molto importante, e qui citerò anche un documento che presto o tardi dovrò decidere a farci una cuscoletta e metterlo in giro, del Cardinal Müller, controfirmato da Papa Francesco, sullo scambio della pace nella liturgia cattolica. Allora Gesù dice, sta attento che se tu presenti la tua offerta all'altare, peggio ancora se vai a fare una comunione, attenzione, e lì ti ricordi che c'è qualcuno che ce l'ha con te, non ti azzardare a fare comunione, lascia di tutto, vai a fare pace e poi ritorni. Quando noi andiamo a farci la comunione, facciamo attenzione, o tu stai in pace con tutti, significa che se qualcuno ti ha fatto qualcosa lo perdoni incondizionatamente, qualunque cosa ti abbia fatto. E se qualcuno ce l'ha con te, tu devi andare a provare a fare pace, a riconciliarti, dice Gesù. Quindi può darsi che ce l'hai con qualcuno e lo devi perdonare. E se qualcuno ce l'ha con te, devi andarti a riconciliare, lo dice Gesù. Se presenti la tua offerta all'altare, lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, non che tu ce l'hai con lui, ma che lui ce l'ha con te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, per prima riconciliarti con tuo fratello e poi dono offrire il tuo dono. Guai se ti azzardi a fare comunione. Allora, sapete perché la Chiesa prima della comunione ci dice scambiatevi un segno di pace? Quello è un gesto simbolico, e qui entro nel documento che è stato scritto, no? Ma è un gesto simbolico, che devo stringere la mano al mio vicino. Nel mio vicino ci sono tutte le persone che io conosco, tutte. E se io non sto in pace con tutti, questo gesto serve a ricordarmi che se io non sto in pace con tutti, poi a me si è ammazzata da fare comunione. Guai a me. E quando andate a confessare, dovete dirle queste cose. E il confessore, ve lo dico io, non può dare la soluzione se la persona non perdona e se non è disposta ad andarsi a riconciliare. Sono peccati gravissimi contro la carità. Se non ci credete, fate una telefonata a Papa Francesco e poi andatevi a chiedere cosa ne pensi. Specialmente su questa materia. Chiedeteglielo tranquillamente. Peccati mortali sono questi qui, non sono peccati uccelliani.
Allora, quel documento che vi ho citato dice questo, perché voi sapete, a volte lo scambio di pace diventa una specie di paraonda, uno comincia a dare la pace a destra, a manca, c'ha, gira la chiesa, se ci sta un matrimonio vengono a darsi le cose a tutti gli sposi, se c'è un funerale vanno tutti i familiari del morto, non, questo, dice, questo non si fa. Cioè, il documento dice che questo gesto, nel rito romano, è un gesto molto significativo, ma è simbolico. Voi pensate che il sacerdote potrebbe anche ometterlo, perché se leggete il messaggio dice la cosa importante è che dica la pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Poi, secondo l'opportunità, può dire datevi un segno di pace, che è un gesto che deve essere veloce. Perché? Perché subito dopo viene la comunione, non deve essere un gesto che disperde il nostro cuore a fare baraonde. Tra l'altro è stato anche proibito in questo documento, quindi dite che gira questi in giro, perché tutti i parroci devono leggere queste cose, il canto di pace. Il canto di pace non si può fare, non si può e non si deve fare, perché non è un canto liturgicamente appropriato. Si fa il canto di comunione appena il sacerdote comincia a esprimere, non il canto di pace, proprio perché questo gesto non deve avere una rilevanza, come dire, pacchiana o eccessiva, cioè trasformarsi appunto in un momento di baraonda, però ha un tasso di significatività altissimo. Cioè di ricordo, ripeto, se io non sto in pace con tutti, ma con pace in pace è, io a fare la comunione non ci devo andare. Perché io vado a vedere, facendo la comunione, chi è morto in croce, essendo Dio, per tutti. Se andate ad un quiz e vi chiedono, chi di voi lo sa, anzi, no, qual è la prima parola che ha detto Gesù in croce? La prima, mentre stava crocifisso, come lo vediamo lì dietro, la prima parola che ha detto. È stato in silenzio, soffrendo come tantissimo e senza aprire il bocca, ma la prima parola che ha detto, sapete qual è? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Scusate, ma come ti permetti tu andare a ricevere Gesù Cristo, che è Dio e che ha detto questa cosa, se non stai in pace con tutti? Cioè, noi quando riceviamo il nostro Signore, non è una caramella la comunione, noi riceviamo Gesù, dice la Chiesa, in stato di vittima, perché sull'altare il sacrificio della croce si rinnova. Qui tu non ricevi un Gesù, tu ricevi Gesù crocifisso, ma non fa la comunione. E come fai a ricevere Gesù crocifisso se non stai in pace con tutti? Ma me l'ha fatta grossa quanto una casa. Ah sì? Più grossa di quella che ha fatto il nostro Signore mettendolo in croce. Voi sapete che se noi abbiamo fatto nella nostra vita solo un peccato mortale, uno solo, non siamo andati a messa la domenica una volta. Chi di noi non ha mai fatto un peccato mortale, alzi la mano, non andare a messa la domenica è un peccato mortale, non è un peccato veniale. La Santa Chiesa, se leggete il Catechismo della Chiesa Cattolica, dice che una persona che commette un peccato mortale è come se mettesse di nuovo in croce nostro Signore. Quindi, se io ho messo Dio, parliamo di me, io non sono sicuro, ho messo in croce nostro Signore, e qualcuno mi fa uno sguardo, uno scampo, cos'è più grave che io ho messo in croce nostro Signore o che qualcuno mi ha fatto uno scampo? E se io chiedo a Gesù perdono, come faccio a mandarlo? Cosa diciamo del Padre nostro? Rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Capite? Non si può. Questo aspetto, non a caso, la Divina Provvidenza adesso ci ha mandato un Papa che ci sta facendo a destra così su queste cose qui, perché queste cose sono importanti, sono fondamentalissime. Non possiamo, perché la gente, cioè, questa materia è materia grande, non si può affrontare con leggerezza. Pace assoluta con tutti. Allora va bene. Dobbiamo fare di tutto per questo risiedere, neanche tanto così. Tranquilli, in modo tale. San Paolo dice, l'unico debito che possiamo avere è quello dell'amore reciproco, nient'altro. Quindi, niente conti aperti, niente risentimenti, niente rancori, niente questioni, niente odi, niente vendette, niente ire, niente. Ecco, bene. Chiediamo a Maria Santissima, che è la Vergine e la Regina della Pace, che ce la metta bene in testa queste cose, ce ne facciano prendere la bellezza e interiorizzare l'importanza e soprattutto ci aiuti a metterle puntualmente e fedelmente in pratica. Siamo dati Gesù e Maria.